Beh, una bella visita inaspettata o dovuta, Giorgio? No, dovuta perché Sanremo è sempre nel cuore, quindi Sanremo è prima al traguardo del nostro cuore, è dovuta perché l'amicizia, l'affetto e l'impegno che ci stai mettendo in questa straordinaria campagna elettorale, appassionata, devo dire, appassionata, ma si coglie già per strada la voglia di arrivare a primavera per far sbocciare anche Sanremo, che diciamocelo francamente, Sergio, il festival meraviglioso, 69, il prossimo anno sono i 70 anni del festival. Sarà un grande compleanno. Guai se il prossimo anno non sarà un festival davvero, davvero rivoluzionario. Secondo me qui c'è tanto da fare. Non so come la vedi tu, ma io sono sicuro che tu daresti un'impronta nuova e diversa. Beh, ci proviamo. D'altronde ho visto che da una parte non è andato Baglioni a ritirare il premio di cittadino amico di Sanremo, dall'altra non hanno partecipato né Baglioni né Bisio né La Valletta al premio della Gran Stampa. Io penso che siano due cose che non devono più succedere, no? Ma è un problema di dignità anche della città. Siccome Sanremo è Sanremo, io direi sarebbe normale che chi presenta, il direttore artistico, vada non ad omaggiare ma ad incontrare la città che lo ospita. Quindi è un segnale molto brutto, devo dire, un segnale brutto che, come dire, manifesta ancora di più la necessità che questa città abbia una guida autorevole. La guida autorevole impone che certi gesti, che non sono di vassallaggio, sono dei gesti dovuti di rispetto alla città. Saremo merita questo rispetto, e se siamo arrivati a questo punto è evidente che c'è un problema anche di autorevolezza. Allora, uniti per un nuovo inizio. Sempre, sempre. Forza da Sergio.